Ed ora allo sport con il calcio di Serie C, grande attesa per la gara di domani alle 20:30 che vedrà i biancazzurri impegnati in trasferta, Spal Pescara appunto fischio d'inizio alle 20:30 e questa è una vigilia senza conferenza stampa pre-gara da parte dell'allenatore biancazzurro Baldini, ma noi in studio abbiamo Massimo Profeta pronto a raccontarci tutto, a darci anche qualche anticipazione. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te Anna. A tutti gli amici dell'ascolto, intanto spieghiamo il motivo del fatto che non sia appunto stata fatta la conferenza stampa, perché la squadra è partita questa mattina alle 9, quindi per motivi di natura logistica diciamo che è saltata la conferenza pre-gara del tecnico Silvio Baldini, quindi non ci sono motivi diciamo così reconditi, mettiamola così. Per quanto riguarda invece le ultime, possiamo dire che non c'è stata neanche la seduta di rifinitura, quindi domani sera la Pescara giocherà alle 20:30. Proviamo ad ipotizzare l'11 che scenderà domani in campo. Intanto ecco, abbiamo già scritto la notizia sul nostro sito perché potrebbe arrivare davvero la chance per uno degli ex di questa partita, Tuňov, che è cresciuto nella Spal, arrivato a 18 anni, giocatore estone, ha giocato anche in Serie A 10 partite, in totale 36 gettoni con la maglia della Spal, perché poi ha militato anche in Serie B con questa squadra, è stato anche in prestito alla Carrarese. Bene, insomma, Tuňov col Pescara negli ultimi tempi ha visto poco il campo, soltanto 45 minuti nella trasferta di Chiavari, quindi ha saltato di fatto 4 partite, poi c'è stato il provvedimento disciplinare, è stato punito con la tribuna nel match con il Carpi per l'atteggiamento assunto all'atto della sostituzione a Chiavari a fine primo tempo. Però possiamo dare uno sguardo proprio al probabile 11 che domani scenderà in campo. Siamo abituati di fatto a Baldini che ci dà la formazione alla vigilia di questa, di ogni partita, è successo spesso in questo primissimo scorcio di campionato, però oggi non c'è conferenza stampa per i motivi che abbiamo già spiegato. Questa è la probabile formazione, di fatto una sola novità rispetto all'11 che è sceso in campo nella trasferta di Ascoli dello scorso 6 ottobre, dunque Plizzari tre pali, Pierozzi, Brosco, Pellacani e Crealese in difesa, centrocampo Squizzato, Tuňov e D'Agasso con Bentivegna e Caggiano a supporto di Vergani. Tuňov perché? Perché Balzania, che è un altro ex della partita, praticamente è andato con la squadra, viaggia con la squadra, ha viaggiato oggi con la squadra, quindi è stato convocato ma non sarà rischiato per un risentimento muscolare, accusato 2 giorni fa nella seduta pomeridiana, per essere ancora più precisi di martedì, niente di rilevante, però per precauzione diciamo che non sarà schierato dall'inizio, magari potrebbe essere anche utilizzato in corso d'opera, vedremo. Quindi Balzania parte dalla panchina, e opportunità a questo punto per Tuňov. L'altra alternativa è legata invece all'impiego di De Marco, però noi crediamo che sarà data questa chance all'estone. Per quanto riguarda la Spal è reduce dai 4 gol subiti a Campobasso nell'ultimo turno, addirittura già 5 sconfitte nelle prime 9 partite di campionato. In discussione il tecnico Andrea Dossena, che insomma ha avuto un passato da calciatore importante, terzino sinistro, ha giocato in Serie A nel Napoli, nell'Udinese, anche in Premier League nel Liverpool, 10 partite con la nazionale maggiore, insomma si gioca la panchina Dossena insieme al suo vice Anna, che è un ex del Pescara, ex capitano biancazzurro Samuele Olivi, che ha vinto il campionato di C con Di Francesco in panchina nella stagione 2009-2010. Dovrebbe cambiare, usiamo sempre il condizionale, quanto mai di rigore il tecnico Andrea Dossena, il sistema di gioco finora fatto sempre, ha schierato sempre la difesa a 4, per domani sera ore 20:30 probabilmente il sistema di gioco sarà questo 3-5-1-1, lo vediamo in grafica, la probabile formazione Melgrati tre pali, Bruscagin, Arena e Sottini nel cuore della difesa, sulle fasce Calapai e Mignanelli, altro ex della partita, in realtà ha giocato solo una gara di Coppa Italia nella stagione 2015-2016, Bukel, Zammarini e Awa che dir si voglia, italo nigeriano ex Crotone, e poi tra le linee Radrezza alle spalle di Carlson, se così fosse Antenucci, 40 anni compiuti lo scorso 8 settembre, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, partirebbe dalla panchina. Gli assenti nella spalla sono Bachini, Bassoli e Del Cadduri. Queste le notizie, naturalmente ci sono ancora più di 24 ore, quindi vedremo quello che succederà domani.